L'archeologia delle donne, l'iniziativa realizzata in collaborazione con il comune di Porto Torres e la delegazione FAI di Sassari, si è svolta in occasione delle celebrazioni per l'8 marzo al Museo Turritano. I lavori sono stati introdotti dalla direttrice del Polo Museale della Sardegna, Giovanna Damiani, prima donna a portare la propria testimonianza al servizio dei beni culturali, seguita dall'assessore alla cultura del comune di Porto Torres, Alessandra Vetrano, dal capo delegazione del FAI di Sassari, Maria Teresa Cardo. Alla numerosa platea sono state proposte due conferenze. La prima, Archeologia in Italia, una questione di genere, a cura di Elisa Cella, funzionario per il Polo Museale della Sardegna, che ha presentato i risultati di una ricerca sull'impiego femminile nel settore dell'archeologia, secondo la quale il lavoro da archeologo è svolto per il 75% da donne, spesso senza famiglia. La seconda relazione è stata svolta da Alessandra La Fragola, che ha parlato delle divinità femminili protettrici della donna in età romana. In chiusura della conferenza si è anche parlato dei reperti presenti nell'antiquarium legati alla sfera femminile e ai riti di passaggio tra la vita e la morte in età romana, alla luce delle più recenti ricerche di archeologia di genere.